mi diceva che una sera di grande freddo, come ne abbiamo avuto nei mesi scorsi, mentre beveva un latte caldo, pensò a tanti poveri barboni assiderati, ed a Napoli ce ne sono tanti, come aiutarli. Le venne un'idea. La comunità di Sant'Egidio pensa a loro ed io voglio aiutare la comunità di Sant'Egidio. Organizzerò uno spettacolo chiedendo agli amici partecipanti di mettere un'offerta in un cestino per poi devolvere il ricavato a questa benemerita organizzazione. Noi vogliamo rispettare il suo desiderio e vi chiedo, anche a nome degli artisti presenti, di essere generosi liberamente, spontaneamente. A me non piace chiedere un contributo fisso, non l'ho mai fatto, non lo farò mai, e nemmeno Bianca voleva fare così. Questo è il modo migliore per ricordare una persona speciale senza spreco di parole. Bianca è stata per tutti quelli che l'hanno conosciuta una maestra di vita. Ci ha insegnato l'essenziale, cioè l'amore verso tutti. E ne è stata commovente testimone. La parola che le ho sentito ripetere spessissimo è stata questa: amicizia. Quando poteva riunire intorno a sé tante persone, era felice. Io spero che tutti noi facciamo tesoro di questo insegnamento. Bianca, i tuoi amici stanno qua. E tu stai sorridendo. E sono sicuro applaudirai convinta gli artisti che tu avevi scelto per questo spettacolo che essi volentieri dedicano a te. Grazie. Ha detto, ed ecco perché lo faccio, spieghi brevemente a tutte le persone che cos'è la comunità di Sant'Egidio, perché ho voluto fare questa iniziativa con la comunità di Sant'Egidio. Forse qualcuno di voi conosce Sant'Egidio, sa che è una comunità cattolica che è nata nel 68 a Roma e a Napoli dal 1973, ed è un'associazione internazionale di laici, riconosciuta dalla Chiesa, che è presente in 75 paesi del mondo. Molti conoscono Sant'Egidio per il suo impegno per la pace, di cooperazione con tanti paesi dell'Africa, dell'America Latina, dell'Asia. Forse quello che si sa un po' di meno è il lavoro che Sant'Egidio fa con i poveri, che fa a Napoli e in tante città del mondo. Lavoro, lo chiamano lavoro, ma è un lavoro chiaramente gratuito, cioè tutti i volontari di Sant'Egidio prestano il loro tempo gratuitamente, a volte anche mettendoci di tasca propria, ma lo fanno molto volentieri, per aiutare persone in difficoltà. Si tratta di bambini, per esempio nelle periferie, che noi aiutiamo ad andare a scuola, a combattere l'evasione scolastica e quindi a sottrarli alla malavita organizzata. Si tratta di disabili. Si tratta anche di immigrati stranieri, per cui abbiamo una scuola italiana frequentata da 700 persone, si tratta di persone anziane che noi andiamo a trovare nelle loro case, negli istituti, negli ospizi della nostra città e della nostra regione. Sono tanti gli ambiti che Sant'Egidio aiuta. E fare la pace, Sant'Egidio è stata candidata anche al Nobel per la pace, e anche creare una città più bella. E tutti noi che amiamo Napoli, penso abbiamo piacere di sapere che ci sono tanti volontari che lavorano per questo. Ma in particolare stasera, l'accennava il professor Mendoza, il nostro
impegno e per le persone che vivono per strada. E qui volevo dirvi questo: a Napoli sono circa 3.500 le persone che vivono per strada. Diversamente da come noi crediamo, non è una scelta che loro hanno fatto. Sapete che con la crisi attuale, a volte la perdita di una casa, la perdita di una persona cara, una separazione, possono portare una persona a vivere per strada. Vi posso dire che io ho incontrato qualche giorno fa al Vomero una persona anziana che io incontravo sempre quando andavo a fare la spesa, l'ho incontrata per strada, che chiedeva con molta dignità la carità e mi ha spiegato: io non riesco a far fronte oggi a tutte le spese che ho perché sono rimasto solo. Si finisce per strada anche per questi motivi. E quindi noi di Sant'Egidio ogni settimana portiamo 1300 pasti alle persone che vivono per strada, pasti preparati da noi con l'aiuto di tanti nostri amici. E questa è una cosa molto bella che piaceva molto alla signora Bianca, perché questi pasti li preparano persone adulte, mamme di famiglia, a volte nonne, e li portano invece i giovani. C'è una bella sinergia di età differenti che collabora per aiutare queste persone che vivono per strada. Portare il pasto salva la vita di queste persone, ma il nostro servizio di amicizia è anche aiutare per tutto ciò che serve, accompagnarli in ospedale se necessario, far fare delle visite mediche, tutto ciò che comporta, diciamo, l'amicizia verso una persona cara. Per noi queste persone sono persone un po' di famiglia. Tant'è vero, e i figli e la signora Bianca che sono qui lo sanno, che a Natale noi facciamo il Natale insieme a questi nostri amici poveri. Quest'anno abbiamo fatto 35 pranzi di Natale a Napoli con 6.000 poveri. Questo lo dico per dire quanto la signora Bianca aveva colto in profondità la gratuità come elemento di questa amicizia verso i poveri. Ecco, io stasera vi chiederei di aiutarci per una cosa specifica, però. Noi vogliamo realizzare una cucina professionale, quindi anche il frigo, tutto ciò che serve per preparare questi pasti per le persone che vivono per strada. Una cucina professionale che noi ubicheremo in una chiesa che si trova al centro di Napoli e che diventerà il centro appunto di diffusione di questi pasti per tutte queste persone. Quindi io non voglio dire null'altro se non anch'io unirmi al ringraziamento per aver incontrato e conosciuto la signora Bianca e per essere qui stasera con voi. Grazie.
un poco del tuo tempo, perché io possa godere appieno della tua presenza. Fa che legga nei tuoi occhi la stessa gioia che sento quando sei con me. Tu sei stato e sei ragione di vita, speranza. Fa che mai senta il dolore della tua indifferenza. Sarebbe per me morire lentamente. Ora che sono sola, donami un po' di tenerezza, con un sorriso, con una parola. Passata è la mia primavera, e triste essere soli. Quante volte, fanciullo, mi tendevi la mano. Ora che buia si fa la mia via, sono io che ti tengo la mia, perché tu mi sorregga. Figlio, illumina con la tua luce il mio tramonto. Continuando con Pascalino, a stienda se li genite in tenocchio, perché a manà usavo il bastoncino, le difettavo pure a vista di questo. Chi sto monesto, fatte stampa antica, stimata e rispettata da tutta gente, era l'orgoglio e uvante di tutto vita, era voluto bene, o veramente. Però, che un piccio vecchio in da casa, mo stai dall'albergo l'anziana, stai sempre un compagnino, bella scusa, ma che lo posto non te ne rimane. E mo che pena fa, con l'occhio infuso si guarda attorno, non c'è stato santo, arreda sti cancelli sempre chiusi, le pare da stare in tuo campo santo. Di notte, quando il voto suona trica, e tutte cose attorno si fa scura, tu non sai se è pa smania o è pa fatica, ma andando all'occhio, mi vengono creature. Mi vengono piccirilli 6-7 anni, e vengono a casa dove sono cresciuto. Lo barconcello sempre chi ne panna, che un sole non lasciavano meno. Roppa asciuttata mai che casoncello, sciuriava dentro, coppa ogni di giorno. A 12 vega ancora i soldatielli, coppa in montagna, fatti liberi scopi. Vega allumate luce dei lampieri, quando è Natale è dentro il meglio festa. Cavera ancora, struffole e pastiere, facevano appannà spiecchi e finestre. Era nei tempi quando una giornata volavo con mio vento all'aria aperta, quando mangiava pane e cotugnato e ti spassava la rete alla certa, pensando a che l'età semplice all'era si stregne il cuore e vola fantasia, e sento in faccia scendere leggero una lacrima che è una malinconia.